tornati, lezione numero 15. Mi auguro che le 14 che abbiamo fatto vada tutto bene, avete studiato per bene, avete sistemato ogni cosa. Oggi, anziché continuare con le scale che riprenderemo chiaramente, mi rendo conto che a volte sono noiose, che a volte diventa pesante la scala, però non mollatele perché quelle... Tra 50 anni ancora staremo lì a fare scale, state tranquilli. Oggi andiamo a lavorare sul numero 3 del Dotsauer 113 studi, volume 1. Allora, è uno studio tutto legato, per cui si lavora molto con l'arco. È uno studio che lavora chiaramente sulle quattro corde. Noi dobbiamo cercare nel miglior modo possibile questi cambi di corda molto morbidi, molto tranquilli. Allora, mettiamo sempre il metronomo a 60, la semiminima, quindi qua andremo a fare, cioè la semiminima, quindi qua andremo a farlo molto lento, ok? Poi questo diventerà la minima, ok? Adesso proviamolo come semiminima. Se noi questo 60 lo prendiamo come minima, per cui andiamo a fare la quartina di crome all'interno del battito, diventa e la difficoltà qual è? Che quando andiamo a fare la quartina in un'unica arcata dobbiamo tenere lo stesso suono, arco veloce, non volume di suono grande ma uguale alle altre, e quella comincia a essere una difficoltà. Sempre, quindi dobbiamo sapere quando alleggerire, quando trattenere e quando lasciarlo andare per un'intera arcata veloce. E questa è la prima parte di studio. È chiaro che una volta fatto bene, che viene bene, possiamo anche aumentare, quindi portarlo a 70, 80, possiamo aumentare 5 tacchi alla volta, quindi da 60, 65, 70, 75, 80, e cercare sempre di ottenere il meglio. Una volta fatto questo, noi andremo chiaramente a cominciare ad applicare dei colpi d'arco. Proviamo con il détaché, sempre calcolando il battito come minima, quindi 4 crome nel battito, per cui il tempo resta praticamente quello. Ci mettiamo la metà dell'arco, chiaro?
pochino più avanti e parliamo 1, 2, 3, 4 al quinto rigo, noi ci troviamo ad andare al contrario con l'arco, facciamolo al contrario, nel senso, noi arriviamo su quel si minima, semiminima, così. Quindi all'inizio noi ci troveremo, all'inizio noi avevamo ogni quartina in giù. Da qui chiaramente andiamo con la quartina in su, perché il si viene in giù. E quindi la quartina va in su. Facciamolo così, perché andiamo ad imparare anche al contrario, perché questo resta più facile. Questo potrebbe, e noi lo andiamo a studiare in questo caso qui, ok? Quindi, facciamolo esattamente così, è un modo comunque di lavorare con l'arco. Fatto questo, andiamo a, come dico io, a cercare il centro di equilibrio dell'arco, che in questo caso è qui, e facciamolo saltellato, ok? Chiaro? Quando riusciamo a questo tempo, lo andiamo ad alzare. Io adesso ve lo porto direttamente a 80. Ta 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 ta. Non ci sono problemi. Se avete sentito, io do un accentino all'inizio della quartina. Aiuta ad andare a tempo, aiuta a dare un senso a tutto ciò che suoniamo. Poi possiamo aumentare. Esatto, come abbiamo detto, dove c'è l'equilibrio, c'è la risposta dell'arco. Farlo saltare qua è più difficile, non è naturale. Se ci riesce, studiandosi ci riesce, ma il suo punto è quello, dove c'è l'equilibrio dell'arco, il centro della divisione dei pesi. Lì c'è la risposta dell'arco. E quindi lì salta su da solo. Andiamo a cercare il suono, cerchiamo di non fare un saltellato brutto, cerchiamo di fare un suono che sia decente, come dico sempre io, registratevi, in qualsiasi modo, tranquilli, ma registratevi, in quel modo lì riusciremo sicuramente ad avere un buon suono. Vi saluto, ci vediamo alla prossima, buon lavoro e buono studio.